si è, continuando a fare quello che si è sempre fatto. Vi posso dire che la danza è servita ancora una volta. Può partire la musica, prego, per Filippo. Sta per entrare Samuela Piccolo. Parlare nel senso più bravo, io sono stato discreto rispettando
più brava, nel senso che forse mi emoziona di meno ballare anziché parlare, perché effettivamente non è facile comunque mettere a nudo le nostre emozioni, insomma tutto il resto, e questa è la mia testimonianza. Un applauso alla testimonianza di Mimma. Grazie. Dov'è Mimma? Mimma Life, vieni Mimma, vieni un attimino qua. Noi ti abbiamo conosciuto in un periodo storico in cui la visibilità a Roma era un elemento importante, accomodati un secondo, no? In cui la televisione amplificava dei miti, perché lei è figlia di Maria De Filippi, della famosa Uomini e Donne di vecchia memoria, se voi la ricordate ha fatto storia pure lei con le sue apparizioni, è stato un personaggio discusso tra l'altro. Allora, Mimma oggi è una sportiva, tanto una grande professionista, insomma, potere dirigenziale, eccetera, eccetera. Ma in questo caso la testimonianza è proprio vero che a volte la visibilità, eccetera, e poi accadono degli accadimenti che ti fanno cadere le impalcature. No, io collegherei, intanto buonasera a tutti, grazie, improvvisata pure, grazie Peppe. No, io punterei su un punto un po' particolare, cioè nel senso, a me capita di ripetere sempre, costruiamo un bagaglio, ogni secondo, ogni piccolo momento della nostra vita, in questo momento noi stiamo costruendo un bagaglio, stando insieme, confrontandoci e ascoltando, vivendo anche l'esperienza altrui. Sono molto vicina alla forza che esprime la bravissima ballerina, che non è una forza nel ballare, è una forza nel vivere, e la forza che ha dimostrato anche Patrizia, però non ci arriva dal cielo, non ci arriva da un qualcosa che ce l'ha qualcuno, perché è solo personale. E anche il sorriso io non lo vedo come è stato descritto, sarò sempre anarchica nelle mie manifestazioni. È un saluto per dialogare, di conseguenza è importante anche questo. Perché io lo vedo in due modi molto distinti, tra il prima e il dopo, poi questo ce lo potrà dire la protagonista e scrittrice. Io il sorriso della prima parte in quel libro l'ho visto come... non una maschera, ma una fortissima paura, e quella paura veniva in quel caso proprio mascherata. Il sorriso della seconda parte era veramente un sorriso un po' più sereno, più equilibrato, più tranquillo, e con una adrenalina che ti portava veramente a dirlo al mondo, quella rivalsa su se stessa, sulle paure, sull'angoscia. Infatti nella prima parte Patrizia lo dice, il non voler dimostrare agli altri, ma noi di noi stessi non dobbiamo avere paura di niente, di quello che facciamo, finché facciamo le cose sane. Quindi nella vita possiamo giocare anche con la vita, io ci ho giocato con una trasmissione che è stato un momento pure per colmare sicuramente delle paure, in quel caso erano dei vuoti in mani, perché tutti cambiamo con le esperienze forti. La rifaresti con l'esperienza o no? In quella fase a me è servita molto, però se stai con i piedi per terra e vivi quella fase, la vivi a pieno, come ogni fase della nostra vita, no? Di tutte le esperienze. E tutte le esperienze sono bagaglio, cioè nel senso che io non ho mai considerato che l'esperienza è negativa. Non esiste. Allora, Mimma, la fortuna di dire Mimma. Allora, io avevo un'alunna, un giorno al ricevimento dei genitori, si presenta questa signora. Io, salve, salve, sono venuta a sapere di mia figlia. Io la guardavo e dicevo, ma noi ci conosciamo, ma lei per caso viene a Reggio intanto? Perché io, signora, io la conosco. Lei se la rideva, perché naturalmente io facevo uno più uno, perché la mia testa diceva che l'avevo vista in televisione, perché anche io guardavo Uomini e Donne all'inizio, insomma, no? E lei naturalmente diceva, ma ti ho visto qualche manifestazione, ma lei frequenta questa associazione, mentre era ecco, il potere della televisione come amplifica tutto, ma credo pure come il potere della scrittura. Noi abbiamo conosciuto Patrizia per il potere come ha detto della scrittura.
cultura altrimenti, e poi come tutte le strade, notate come si riuniscono tutte le strade, in un colpo solo siamo l'amico Nicolò, Patrizia che ho conosciuto per caso, Mimma che ho conosciuto in un altro periodo storico, Raffaele l'abbiamo insegnato, cioè voglio dire si creano poi queste grandi, diciamo questo grande movimento. Vogliono creare della cosa, ma c'è tante persone che invece, pur vivendo delle esperienze simili, si chiudono in se stesse e sono dannose prima di tutto per se stesse e poi anche per gli altri. Cioè bisogna distinguere e non si aprono e diventano sempre attivismo, come abbiamo detto. E noi dobbiamo invece dire che siamo un gruppo di persone che vuole condividere l'esperienza della vita. Io volevo chiedere questo, la condivisione è veramente importante, ma l'amicizia che cosa ti ha insegnato in questo caso? Perché insegna non a chi ha avuto il problema, ma a chi è stato accanto a chi ha avuto il problema. Che cosa ti ha insegnato, se c'è un insegnamento? Intanto porsi sempre con le persone alla predisposizione all'ascolto. Io sono un soggetto che è molto dura, non so come spiegare, cioè nel senso che sono predisposta ad ascoltare chi mi trasmette. Perché dico che persone che hanno capacità di darti bagaglio e di fare esperienza attraverso le parole di un altro e l'esperienza di un altro, però persone che ti danno un'emozione. L'emozione me l'ha data il libro, l'emozione me l'ha data in questo contesto la ballerina, forse perché io sono estremamente sportiva. L'importante è trovare, io dico sempre anche ai giovani, la forza nelle cose positive. Perché l'avevo già detto allora, te lo ricordi Peppe quando ho detto è facile cedere, il difficile è resistere. Poi se tu vai a resistere con qualcosa di positivo, con lo stare assieme, con sorriso, purché non sia quella forzatura nel voler dimostrare a tutti i costi che stai bene quando non stai bene. Nella prima parte del libro io questo ravvisavo pure di Patrizia, a tutti i costi dover dimostrare che era tutto a posto, ma tutto a posto in quella fase non lo era. E c'è stato un momento in cui hai pensato non ce la fa Patrizia? No, io questo non l'ho pensato, momenti di angoscia, di terrore, di paura che tutti abbiamo, nessuno di noi purtroppo è indenne, però da quel momento di sconforto c'è un momento che ti alzi la testa, può inciampare la ballerina, può inciampare il maratoneta quando corre, ma ci si rialza, a meno che non ci siano dei destini, ma noi non li pensiamo, perché non sappiamo quello che è scritto, quello che può capitare, poi ti capita magari una banalità e lei lo ha specificato pure nel libro. Dice non so se oggi, domani, tra 100 anni, questo non lo sappiamo nessuno, ma intanto non ci può scivolare la vita addosso. Nel frattempo ci sono tantissime cose da fare, io non capisco la gente che dice ma annoio, e oggi non so che fare, mi scivola il tempo, ma come è possibile se a meno che, voglio dire, veramente uno abbia quelle patologie che veramente non può. Ma fino a ieri in una nota trasmissione televisiva di mia mamma, come dici tu, c'era la storia di una ragazzina che insomma la patologia era davvero grave, insomma poi è morta questa ragazzina, ma che pensava a quello che doveva fare e lo hanno portato avanti i genitori, che non si annoiava mai, che preparava la tesina, che studiava, che preparava, cioè il fare vuol dire allontanare quella che è la problematica. Grazie Mimma. Allora, voi vedete le immagini che cambiano qui nel nostro schermo. Gli artisti dell'associazione hanno praticamente, si sono confrontati sul tema della rinascita in senso non solo fisico ma anche in senso sociale, nel senso educativo, nel senso anche di quella che è la concezione un po'
nell'ordine naturale delle cose. Questa è una fotografia di Angelo Meduri che ha messo in evidenza il castello di Motta Sant'Irigeto che è rinata a nuova vita, ma al tempo stesso questo cielo stellato, questa conformazione è naturalmente il cielo con i suoi simbolismi, con le sue continue cosmogonie, tra l'altro dà questo senso della rinascita. Considerate che il tema della nascita è quello più sviluppato nella storia dell'arte, d'altra parte la sacra rappresentazione in cui le figure canoniche sono la Madonna, San Giuseppe e il Bambino da sempre hanno dato grandi esiti, no, nella pittura così come nella scultura. Andiamo avanti. Dopo Angelo Meduri, Adele Leanza, e naturalmente nella rinascita, quando si parla della nascita di tutte le cose, il Big Ben che poi insomma dà una visione un po' profana di quello che è l'origine, no, la scienza dà proprio l'idea di questa esplosione che poi porta diciamo a tutto, a una rinascita. Adele Leanza, vedete questa rinascita, nascita, la vede come esplosione quasi focata, ecco, di una nuova vita. Andiamo avanti. E poi Francesco Logoteta, la rinascita e la rinascita del pensiero, dove l'uomo è logos, dove l'uomo è idea, e anche l'identificazione del pensiero classico, dove dal tempio alla colonna e a questi territori alti che si intravedono in alto con questi edifici più moderni, no? che abbandonano questo senso reale della classicità per approdare a un rito più metafisico, con il frutto poi della conoscenza e della curiosità che purtroppo ci portiamo ancora oggi con noi, vero? Magari il dottore Nicolò ci dirà quale di più lo ha colpito. Andiamo avanti. Abbiamo Rossella Marra che praticamente con questi lustri ci indica il momento della procreazione, un corpo di un uomo e di una donna. Voi notate, non vi sono delle caratteristiche fisionomiche identitarie, ma questi volti sono dei volti che non hanno una loro connotazione ben definita, e in questo praticamente sta il grande processo che la natura, notate anche la massa come parte alla base un tutt'uno e poi si ripana verso l'alto. Andiamo avanti. Questo è il messaggio di Santina Milani, quindi l'approccio alla vita, di quello che è l'elemento non solo vegetativo, ma quello che è l'elemento un po' diciamo che anima la natura stessa. Quindi senza la natura non ci può essere continuità, non ci possono essere i vari cicli vitali che si interrompono e che poi riprendono il loro cammino. Andiamo avanti, abbiamo le ultime due opere e naturalmente l'accostamento della donna crisalide farfalla è probabilmente quello più consono per Grazia Papalia, la quale proprio ha voluto identificare questa forma quasi inviluppata di donna che sta per dipanarsi nell'atmosfera. È interessante questa crisalide in basso che quasi chiude la superficie contro poi la parte alta della terra, dove questo volo di farfalle, no, la tiene quasi, la fa galleggiare nell'opera pittorica. Andiamo avanti. E poi Cristina Benedetto ha utilizzato un linguaggio molto attuale, quello della rinascita degli oggetti, delle cose, il senso del riciclo, il senso dell'ambiente. L'ambiente che naturalmente va, anche quello ha bisogno di rinascita, questa vita oltre. Perché il senso del riciclo? Perché da ciò che ormai è devitalizzato può nascere nuova vita. E probabilmente quella stagionata, quel filo spinoso che circoscrive un po' tutto, probabilmente lo stesso filo che la nostra Patrizia ha voluto rompere raccontando il testo questa sera. Però emerge che cosa? Emerge quel fiore a dimostrazione, insomma, che la natura nonostante tutto rigenera sempre se stessa, è sempre pronta a propagarsi nell'atmosfera. Quindi questo è il messaggio, mi sembra che fosse l'ultima opera, vero che Filippo Pittorico, ce n'è un'altra, guardiamo un attimino, credo che sia
che sia l'ultima. Quindi questo è il nostro gioco. È Maria Teresa Cereto. Maria Teresa Cereto, che è praticamente l'araba fenice, no? Questo effetto piumato praticamente con l'occhio della ragione, concezione che noi ci portiamo dalle culture mesopotamiche ai giorni nostri, e poi naturalmente il senso della nascita, questi piccoli feti, come voi potete vedere, che si allargano e si riparano, diciamo come se fosse un effetto quasi irraggiato che invade l'atmosfera, questo effetto anche rotatorio. L'ultimo, abbiamo dimenticato quello tuo, per Filippo, e quindi questa donna serigrafata che in effetti diventa un amazzone del terzo millennio. Amazzone perché intanto voi lo vedete da quello che è l'incarnato, è un incarnato quasi bionico, no? Che rende la donna del tempo attuale diversa dalla vecchia concezione che noi abbiamo della donna stessa. E poi anche, se voi notate, il dinamismo di questa donna, che sembra quasi un po' estatica, sembra un po' bloccata nel suo atteggiamento, è dato anche da questa acconciatura che la rende guerriera, così come magari la nostra Patrizia lo è stata. Quindi ogni artista ha utilizzato, seguendo i propri codici, i propri mezzi, un messaggio che è stato poi mediato dal loro bagaglio esperienziale, utilizzando lo stilema che proprio gli è consono. Dottore Nicolò, qual è la che l'ha colpito di più? Diciamo, sono tutti il belli. Microfono per favore, mi accendete i parenti per favore. Ovviamente sono tutti belli, diciamo che tecnicamente potrebbe piacermi un corpo, non mi attendo di dirlo. Quale si sente più vicino? Mi soffermo di più su quello di Francesco, sull'antica Grecia, naturalmente, perché lei sa la mia passione. E proprio lì a pensare, stavo pensando proprio in questo momento, che Zeus, il padre degli dei, tutto poteva, tranne che il destino, non poteva fare nulla al destino, ma anche la necessità, quello che succedeva, e quello che succedeva. Poi la crisalide, certo, per la rinascita, per il significato simbolico, perché la rinascita è fondamentale in ciascuno di noi, e credo che ognuno deve morire a se stesso per poter rinascere. Per morire a se stesso bisogna soffrire anche molto, ma è l'unico modo per vivere, per rinascere. Quindi diciamo questi due mi hanno colpito più di tutti. Grazie, dottore. E noi siamo un'associazione molto operativa, molto pratica. Allora ogni giovedì noi abbiamo un laboratorio di poesia che lo segue la nostra reverente, che è Rossana Rossomando. Allora io chiamo qui a Rossana a leggere a nome del gruppo che sta seguendo, che ha iniziato da poco questo corso, che sono Rita Meduri, Vittoria Mallamaci, Teresa Celestino, cara Condello, che hanno dato il via, insomma, hanno fatto un primo approccio. Rossana, che è una grande poetessa vernacolare regina, e ha qualcosa da leggere, è un'azione condivisa, insomma, che loro hanno fatto assieme. Grazie Giuseppe, come sempre, per queste meravigliose opportunità che mi dai di poter esprimere il mio pensiero. E allora io ho composto A Rinasci. To mondo tante volte non c'è pace, per chi sta vita e chi ne malattia, se campa e si lavora e non ti piace che sta esistenza travagliata e rina, se lotta per sta vita cruda e amara, che caccia del cuore la speranza, quando un toletto una persona cara per la sua vita chiusa in una stanza. Ad un momento tutto è consumato, finì giustizia, karma e decisioni, quando la morte arriva a questo lato, solo sventura c'è da situazioni. Ma l'uomo aveva sconfiggere i dolori, a rinascita e che non ci vuole. Mi si dà solo arredo i orma scuri e risorgire i cuori pendedori. Forza e coraggio, voi, pigliere avanti, quando tu pensi d'essere più nenti, a fede e una preghiera verso i santi, sono per la rinascita valenti. Solo il Signore ne può consolare, rinascere da capo a un'altra vita, a morte non c'è più, t'ha confortabile, è Dio che è la gioia più infinita.
grazie, grazie Rossana per quello che fai. Clara Mandello e poi facciamo due o tre interventi. Si prepari la professoressa Balcone, che è la prima che farà la tua domanda magari. No, da me trovare in pieno letto d'ospedale. Ministro che aveva una brutta malattia. E ho poi un semplice incidente. E pensare che non poteva la malattia. E soffrì assai, perché solo ogni tanto si poteva venire. I medici pensavano che mi affaticava se poteva amore un poco parlava. E così, solo, sento letto di dolore, pensava che se moriva tu eri pigliata di disperazione. Ma io volevo campare, per fare un po' di bene in questo mondo. E pensava, ho bene. Che non fece quando era sano e lo poteva fare. E promettiò, Signore Dio, che se campava a tutti i poveretti aiutava, ci dava soldi, robe, mangiare. Ma mentre mi trovava tante vecchia, o forse stava proprio per morire, mi compariva un angelo che mi disse, le cose buone di questo mondo non sono robe, mangiare e soldi assai, ma soffrire con cui soffri. Amare a chi che non ti vogliono bene, porgere una mano e consolare con una parola dolce di speranza. Allora pensai che la malattia mi venne come fermo e mi rifletto per capire lo scopo di tutta vita. E o Signore, piangendo, ci promise, se mi ripiglio tutti questi dolori, divento frate, padre, amico. Di tutti i genti che stanno in strada si vengono a trovare. L'amore è un vero modo per campare e per trovare la pace in tuo cuore. Allora, siamo in movimento. Professoressa Balcone. Io volevo solo dire questo, da alcuni periodi estrapolati e letti dal testo della scrittrice, si evince che il sorriso è terapeutico. Diventa quasi la linfa vitale, quel nutrimento che dovrebbe accompagnare il quotidiano di una persona malata. Però secondo me il sorriso non basta, perché ogni vita deve essere animata da quella forza vitale, quella forza che sorregge la vita dell'essere umano. Ovviamente parlare di cancro in questo periodo è uno degli argomenti più insidiosi e angoscianti che possono esistere. Non è facile capire, accettare che da un momento all'altro si potrebbe avere l'estinzione del Dio. Quel Dio che lascia la vita per andare incontro a qualcosa di incognito, a qualcosa di cui non si sa niente. E allora a questo punto io mi chiedo, ci siamo mai chiesti, chiedo scusa per l'argomento, al di là della vita c'è la morte. Che rapporto c'è tra la vita e la morte? La morte è un elemento astratto o concreto? L'individuo come si pone? Filosoficamente e razionalmente soprattutto, perché la ragione vuole la conoscenza, perché con la conoscenza riesce a dominare, a dirigere le sue azioni. Se manca la conoscenza non c'è certezza, quindi nascono disagi, apprensioni che lasciano aperto il campo alle più varie supposizioni che potrebbero influire negativamente sulla vita di un uomo. Perfetto. Chiedo scusa per la domanda. Perfetta analisi per la domanda da fare la nostra conferenza, bella nostra. Allora, risponde prima Nino e poi Patrizia e l'avvocato, non so chi è che vuole. Prego. No, vabbè, io solo con una citazione di un filosofo. Mi chiedo scusa perché mi ha colpito, mi hanno colpito le sue parole. A volte pensiamo di vivere, ma in realtà non sappiamo che non viviamo. Mi hanno colpito, mi hanno fatto riflettere queste parole. E dovrebbe riflettere su un'altra cosa, che non lo dico io, ma lo diceva un grande filosofo. Diceva che quando c'è la morte non ci siamo noi. Quando ci siamo noi non c'è la morte. Bisogna avere paura della morte. Quindi dice non è la morte che fa paura, ma il momento del dolore, la sofferenza.
dobbiamo vivere per la morte, poi in fondo, se vogliamo dobbiamo vivere per la morte, questo è il senso della vita stessa, secondo me, vivere per la morte, ecco, per lo che è. Ci sono altre domande, prego. Si presenta, come sono riconosciuto. Giovanna, penso che senz'altro il tumore è diventato ormai un raffreddore che tocca più o meno tutti, però anche le difficoltà della vita a volte portano a dolore quasi una malattia. Si dice che Dio ci manda quello che possiamo sopportare. E a volte nel nostro percorso di vita ci rendiamo conto che quello che ci accade lo riteniamo ingiusto, immeritato, però ci accade. Io posso solo dire che per quanto mi riguarda forse mi ha salvato, ma è una cosa che credo faccia parte di me, perché fin da bambino ho agito così, il sorriso e soprattutto l'autoironia. Mi sono sempre proprio messa in ridicolo con me stessa. Mi sono divisa in due, mi sono consigliata, perché comunque io ero figlia unica nel mio percorso di vita. Mi ha aiutato l'arte, perché io ho disegnato da sempre. E poi l'amore che io non ho avuto per questa grande solitudine l'ho riversata sugli altri, sui miei figli in particolar modo. E ultimamente ho anche un'altra terza figlia che amo tantissimo e con cui mi riconosco forse più che dai miei figli. Quindi quello che io alla fine in sintesi voglio dire è che non sempre la malattia è solo la malattia che ci fa crescere, ma anche i percorsi di vita. Io ho amato la vita dal primo giorno che ho capito la vita e continuo ad amarla con quella forza, pur non avendo avuto un dolore così grosso di malattia sulla mia pelle. Questo è il messaggio che voglio dire. Vivere la vita non come sepolcri imbiancati, ma sentirne il profumo dell'anima, del cuore e della mente. Brava. Allora, Rosaria Ropete, ogni volta mi viene in mente Ropete, vieni, che è la scrittrice poetessa sempre dalla Piana, non ci conosciamo per altre situazioni, e conosce pure lei, insomma, ci sono situazioni. Sì, allora. La situazione sì, purtroppo, nel senso, io porto una doppia testimonianza, prima quella del sorriso, io sono un naso rosso, cioè faccio parte di un'associazione che fa clown terapia e so esattamente il valore di un sorriso in certi frangenti. Per arrivare a fare il clown però ho dovuto superare quello che nella mia vita è stata la situazione di cui parlavate prima, cioè la persona che sta vicina a qualcuno che ha il tumore. Purtroppo io ho perso entrambi i genitori con lo stesso tumore e scusatemi, è la prima volta che ne parlo in pubblico, quindi è forte, però è importante che io ne parli, perché questa sera è venuta fuori la condivisione ed è importante condividere. Per poter arrivare ad entrare in un ospedale e sorridere a chi stava male, ho dovuto trovare me stessa dopo che ho perso i genitori, perché ho cominciato a vivere con la paura della morte finché ho capito che la morte mi doveva trovare viva. E questo è quello che in sintesi voglio dire, e per onorare chi non c'era più io dovevo fare quello che loro non possono fare più, vivere in pieno. Quindi sì, l'importanza del sorriso, la gioia. E io una domanda volevo fare a Patrizia: quanta gioia c'è oggi nella tua vita? Sei felice? Perché penso che il messaggio più importante sia quello, che si può tornare ad essere felici e a provare gioia. Grazie. Io ti volevo fare concludere, cioè rispondere. Rispondo, cui... non lo so, voi che rispondo. No, lo direi nell'intervento appena. Va bene. Facciamo, ecco, allora, gli ultimi due. Poi risponde. Ho avuto il piacere, il dono di conoscerti la scorsa settimana. E come dire, adesso ci siamo subito piaciute, è stata una discussione empatica.
ho letto il tuo libro e non ti nascondo che in certi momenti mi sono dovuta fermare, perché mi hai fatto piangere, mi hai fatto emozionare, personificare nella tua descrizione, ho proprio percepito il tuo stato d'animo. Hai fatto una descrizione veramente pittorica del quello che hai vissuto, di come l'hai vissuto e anche della tua trasformazione che è avvenuta dentro di te, perché all'inizio ti nascondevi come se fosse una vergogna vivere questa malattia, invece poi adesso siamo tutti qua a parlarne e l'hai testimoniata egregiamente in senso positivo e hai messo in luce come va affrontata l'approccio che hai avuto di ottimismo. L'ottimismo che ti è derivato da, secondo me, oltre che dal sorriso, ma questo sorriso io lo evinco da una profonda fede che ti ha accompagnato e che ho letto e che insomma è stata sempre presente. Ce lo dirà poi lei quale figura di un parroco che è stato, che ho conosciuto. Però lo devi dire perché insomma. Sono dei passaggi molto. Anche la Divina Provvidenza possiamo chiamarla un pochino, no? Perché all'inizio ti sei trovato in un percorso a cercare da solo un medico che ti curasse e poi la casualità della vita come ti ha fatto ritrovare delle persone care, che poi vedi amici che allora i paletti ce li ritroviamo, gli amici sono quelli che ci stanno vicini soprattutto nei momenti di difficoltà, è lì che capisci chi ti è vero amico, perché condividere un momento di gioia è facile per tutti e quando poi si attraversano momenti difficili che capisci la sincerità del bene di chi ti circonda e chi prega per te veramente. Quindi io mi sono affezionata a te, anche se da poco che ti conosco, sono davvero, mi ha emozionato. Grazie. E mi sono arricchita. Grazie. Grazie a te. Tra l'altro poi me lo dirà lei stessa, una figura importante nella sua storia. Sapete chi è stato? Voi lo conoscete bene, perché di Muse è un abitué, chi all'inizio, insomma, tra virgolette ha scoperto la cosa, aveva capito che c'era qualcosa che non andava, il suo medico di base, che è Giovanni Barone, il sindaco di Palmi, che noi abbiamo avuto ospite, che è medico, l'ex sindaco, che naturalmente diciamo, avete conosciuto in periodi diciamo diversi da questo. Clara Modello voleva fare una domanda, penso, non lo so. No, non è una domanda, è una constatazione più che altro. Prego. C'è una malattia che nasce sempre in maniera devastante, però per chi sente la notizia di avere quella malattia e che poi invece, almeno per me, si è trasformata nella speranza. Nel senso che verso la fine di una lunga malattia io ho letto una frase, le lei in latino, insomma, forse nel terzo volume, ma mi disse io abit. E questa frase ha costellato tutti i miei libri e spesso tutte le superfici dove si poteva scrivere. Cioè da queste cose brutte nascerà la speranza, insomma nasceranno cose belle. Ed è appunto per salvare questa malattia che io l'ho letta e mi sono detta, deve essere così per me. Da questo momento in poi, stavo per alzarmi da quel letto, io sarò una persona di speranza e non mi ha mai abbandonato la speranza, ecco. Forse nel tercolo mi venisse io abit. Grazie Clara, guardate di bello, Massimo, forza. Buonasera, io volevo fare soltanto una brevissima considerazione sulla base di quello che hai messo e che io ho colto di questa conversazione. Diceva Lucio Anneo Seneca nella ottava epistola morale a Lucilio: quotidie morimur, e tu cresci, tu decresci con la lingua partite. Cioè moriamo ogni giorno e mentre cresciamo una parte di noi decresce. Quindi l'idea della morte pervade la vita sostanzialmente. Quindi quello che a mio parere poi è fondamentale è che nei momenti, chiamiamoli così, di crisi, nei momenti in cui si viene ad affrontare questo, tra virgolette, spauracchio, allora ciò che è importante è che vi sia, che non ci sia solitudine, che ci sia da parte degli altri una condivisione, un aiuto, ecco il discorso del sorriso per esempio, cioè l'idea di non essere soli. Ecco, quest'idea peraltro, quest'idea della sofferenza e della solitudine che spesso è proprio alla base della sofferenza,
è sintetizzata anche in tanta letteratura. Le faccio l'esempio del ciclo di poesie del tedesco Wilhelm Müller, che è reso noto perché queste poesie sono state messe in musica da Schubert nell'ultimo ciclo di Lieder che è Winterreise, cioè Viaggio Invernale, nel quale questo personaggio nel primo Lied dice Fremd bin ich eingezogen, Fremd sieh ich wieder aus, cioè sono arrivato da straniero, me ne vado da straniero. Questo stesso personaggio in un'altra composizione dello stesso ciclo dice Eine Straße muss ich gehen, dopo anni che devo percorrere una strada dalla quale nessuno è tornato. Questo finché, negli ultimi versi dell'ultimo componimento, parlando a un suonatore di organetto che chiedeva l'elemosina e che era disprezzato da tutti, dice Wunderlich alt, soll ich mit dir gehen, willst du meine Lieder, deine Laie drehen? Vecchio, strano, curioso, Wunderlich, devo venire con te, vuoi suonare il tuo organetto per i miei versi? Ecco, forse quel momento di incontro tra questi due marginati potrebbe dare a entrambi la forza di andare avanti a fronte invece di un senso di morte continuo che c'è in questa composizione. Perfetto, ecco, probabilmente secondo me è una cosa fondamentale, quindi nei momenti di sofferenza e di malattia è riuscire a trovare qualcuno che ci accolga e ci aiuti. È partito da lontano, però è stato una delizia. Patrizia, com'è influenta nelle sue... Innanzitutto buonasera a tutti, dico una cosa, mi sento emozionatissima, in effetti te l'ho detto che non dormo dopo notti, perché non sono abituata a parlare in pubblico, però ho deciso di portare questa mia testimonianza avanti perché è una testimonianza di vita. Io sono reduce di due tumori, uno al seno e uno purtroppo più brutto al colon, e ho avuto una resezione del colon di 20 cm pure, e quindi posso dire che l'ho scritto pure nel libro, quando pensavo di avervi avvolto il nastro mi sono ritrovata di fronte quest'altro cancro, perché io lo chiamo cancro perché è così, perché fa fatto parte della mia vita, anche se è una cosa brutta, però è stato un mio percorso, e quindi mi sono trovata di fronte a questa malattia, a questo cancro, e per ricollegarmi al fatto che Vanessa diceva che il fato forse mi ha fatto conoscere pure e incontrare questo professore, perché io ero disperata, cioè la disperazione c'è stata, eppure tanta, tantissima, perché il dottore Nicolone sa qualcosa, perché io mi confidavo, perché per me lui non è stato solo il mio medico, ma è stata una persona che mi ha accolto veramente come un'amica, ed è importantissimo quando ci sono questi medici che fanno queste cose, perché tante volte si ha un numero, ma io posso dire che veramente lui allora mi ha scoperto il tumore al seno, che mi ricordo quel giorno sono andata a farmi l'ecografia cantando, pure ci andavo, e quando ho visto il suo viso proprio sbiancare dice guarda dobbiamo fare un agaspirato, dal agaspirato devi essere operato urgentemente, e sono stata operata poi da lì il 13 giugno che era il giorno di Sant'Antonio. E poi quando io stavo male, che il dottore Nicolò diceva devi fare una colonna, devi fare una... perché per me è importante, ecco, io porto avanti questa testimonianza anche per la prevenzione, perché tante persone, il nostro corpo è una macchina perfetta, e quando abbiamo dei sintomi che non vanno a lungo, questi sintomi bisogna vedere, perché il dottore Nicolò mi diceva un anno, forse due anni prima, pure fai una colonna per la mia, proprio pure la mia amica Raffaella che prima ha fatto la testimonianza, fai una colonna, e io non la volevo fare, poi invece con la PET nei controlli del seno è uscito questo, una bestia proprio, perché era 4 centimetri, perché era infiltrante, perché era
insomma, una cosa abbastanza seria. E io quella paura mi sentivo veramente, ho avuto questa sensazione bruttissima di sentirmi in alto mare, in un mare in tempesta, di vedere solo e mi è successa questa cosa, proprio di vedere montagne di fronte a me, io in questo mare in tempesta, io piangevo, Signore aiutami tu, e una notte, forse tutte queste preghiere, perché nessuno ha parlato di fede, però io ho avuto molta fede, e ho pregato il Signore con le mie parole, poi alla fine, e in un angolino, erano le 3 di mattina per questo, in un angolino avevo questo computer, questo portatile sulle gambe, piangendo, ho visto un video, ho cliccato ed era un professore che parlava medicina 33, l'indomani io ho chiamato il dottore Nicolò, gli ho detto io so dove voglio andare adesso, invece meglio a Roma, dice ma tu sei pazza, perché avevamo parlato che mi dovevo operare a Reggio, ma io per un sesto senso ho detto io non voglio andare, perché è una cosa è importante, quindi mi è apparso questo luminare proprio dal cancro al colon. Il dottore Nicolò stava cercando di mettersi in contatto, non è facile, con un professore a luglio, puoi andare a vedere. È il destino, la mano di Dio, non so, questo Signore che io me lo sento sempre vicino nella mia vita, nonostante io non sono praticante, che vado sempre in chiesa assolutamente. E mi chiama mio cugino all'indomani e poi chiama il dottore Nicolò, era di mattina, e dice non fare più nulla, sono arrivata al professore, perché gli ho detto io voglio questo professore, il professore Alfieri, non voglio nessun altro, questo, cioè, ho visto subito che era la persona che faceva il mio caso. E mio cugino dice guarda, come sei arrivata al professore? Dice guarda, c'è un amico mio che si chiama Alfieri, e ho chiamato, dice ma Paolo chi è questa persona? Non se lo conosci, mio cugino ha questo problema, dimmi tutto, mio fratello. Una cosa incredibile, cioè il destino, io dico tante volte, io ho fatto tante volte, non è una che mi voglio lodare, per gli altri, e ho sempre detto nel momento in cui stavo bene e facevo le cose per gli altri, Signore non voglio niente per me, la salute, non ho avuto la salute, però in quel momento ho avuto la strada spianata, questo Mar Rosso che si è aperto. E da lì, diciamo, poi sono andata subito a Roma perché il professore dice la voglio vedere subito, devo andare in ferie, ma la opererò subito. E mi hanno ricoverato nel reparto solventi e non ho pagato, dove è stato ricoverato Giovanni Paolo II. Bellissimo questo corridoio pieno di immagini di Giovanni Paolo II, che è una cosa bellissima, emozionantissima. E vi dico, non è stato facile nulla, specialmente poi... Dopo, perché dopo l'intervento è andato bene, il dolore c'è stato, la disperazione c'è stata, non mi potevo muovere da Roma, sono rimasta un mese a Roma sola con mia figlia, il giorno dopo che sono uscita dall'ospedale dovevo fare la seleparina, ci guardiamo io e mia figlia in una stanza delle suore perché non potevo scendere a Palmi perché mi diceva il professore devi rimanere qua perché ci può essere qualche problema, una resezione del colon, quindi... E ci guardiamo mia figlia e gli dice io adesso chi me la fa questa seleparina, cioè non vedi un pochino se trovi qualcuno, le suore, nessuno, e ha detto mia figlia non ti preoccupare ma te la faccio io, e quindi ci siamo rimboccate le maniche anche in questo senso, essere chiuso un mese a Roma in un ospedale, in una, di fronte all'ospedale del Gemelli, delle suore, con una ragazza, e quindi è stato, abbiamo toccato il fondo. Poi, certo, è stato bruttissimo quando mi hanno detto, poi ho avuto l'esame istologico che mi hanno fatto, era un T4, e la dottoressa che ha dato a mia figlia questo referto, girava il foglio così, ma non lo so, mia figlia mi ha detto, dice mamma, mi hanno detto una cosa, un T4, grosso in quel modo, che era infiltrante la sierosa, senza nessun linfonodo interessato, dotto più che chiamate tutto il mio corpo, ma non è che mi hanno sbagliato qua il referto, perché una cosa così non ha infiltrato dei linfonodi, non avevo metastasi che io pensavo di avere, perché era da 2 anni che io avevo questi problemi. E ringraziando Dio, poi ho dovuto fare un altro intervento, mettere il port, perché comunque dovevo fare la chemio. E il dottore Nicolò ne sa qualcosa perché io piangevo sempre. E poi
fare la chemio. La chemio è stata la cosa che... ma rifarei 100.000 volte l'intervento. La chemio è stata qualcosa di distruttivo, ma anche a livello mentale, perché io lì ho incontrato poi Samuela e parlavamo, lei spesso, io la guardavo, all'inizio è stata così l'impatto, così. Ho visto questa ragazza bellissima entrare mentre io forse piangevo, che piangevo sempre. Sì. E ho detto io, ma guarda lei, perché lei arrivava col suo cappello, le sue cose, e tacconi, ti ricordi? Io invece andavo proprio di strumento. E allora lei si siede vicino a me e parliamo pure della mamma di Samuela, che purtroppo è morta. Mi ha colpito. Prego. Forse ci siamo stati. No. Mi ha colpito, diciamo, l'incontro con Samuela, mi ha colpito questa ragazza, insomma, questa sua vitalità. E ricordo un giorno, proprio delle primissime volte, Samuela che faceva un selfie con il segno della vittoria. E io la guardo e lei mi si gira e mi fa: la sto mandando a mio padre. Ecco, da lì è nata l'amicizia con Samuela. Bellissimo. Parla. E quindi è nata questa amicizia con Samuela. Poi abbiamo lottato assieme e spero che abbiamo vinto assieme. E veramente, perché è stata una cosa durissima, e lì abbiamo detto prima il fatto delle persone vere, lì in quel reparto di oncologia si è veri davvero, perché lì si entra con le maschere. Io vabbè, non ho maschere nemmeno adesso, perché non mi piacciono le persone che hanno le maschere, quindi tante volte ti volevo chiedere questo. Che cosa vuol dire oggi fare testimonianza? La tua testimonianza che cosa è? Da questa è nata il tuo essere testimonial. No, poi volevo rispondere. Sì, certo. Perché certo, allora volevo rispondere al fatto della felicità e gioiosità. Sì. Paradossalmente lo dico sempre, io sono felice. Adesso ho realizzato veramente, io vivo momento per momento la mia vita. Cioè io mi godo, i miei amici mi dicono usciamo per una pizza, e è una piccola cosa, ma è una cosa meravigliosa, è andare per un caffè, ecco, come diceva Mimma, come diceva pure Raffaella, andiamo per un caffè, niente facciamo, però quello stare assieme che veramente ti riempie la vita, guardare negli occhi un'amica ed essere amica davvero, comunque, perché io comunque ho eliminato tutte le persone che comunque sono state, pure io ho avuto delle persone che prima erano amiche e poi mi hanno abbandonato nel momento del dolore, c'è stata pure questa cosa, quindi il tuo essere testimoni allora. Sì, per me è importante portare la mia testimonianza, che è una testimonianza di vita, è una testimonianza che di tumore si può anche guarire e si può vivere pure bene. Io l'ho scritto nel libro, nel senso che io avevo un amico che ogni volta che mi vedeva, io vedevo negli occhi di questa persona, proprio mi guardava disperato, come se volesse dire tipo poverina, e mi diceva guarda, mi dispiace. Un giorno io ho scritto, mi sono trovata al funerale di questo mio amico, un ragazzo che non aveva mai avuto un problema, morto di infarto. E allora lì io, vabbè, mi sono lasciato andare nel pianto disperato, però io ho pensato la morte fa parte di ognuno di noi, ricollegandomi alla morte. La morte fa parte della mia vita, pure non è che... Quindi io, per me, sorella morte, quasi San Francesco, ci ricordo, sorella morte. Quindi questa malattia mi ha aperto gli occhi su tante cose. Sarà che io prima pure pensavo a determinate cose, cioè sempre riflettevo, però il dolore, aver toccato veramente il fondo, mi ha fatto risalire. Ti volevo fare una domanda, non so se è più una domanda che ha fatto un pochettino. Più buone dopo l'esperienza del genere. Cosa? Si diventa più buoni, diceva. Io sono stata sempre buona, signora. Si diventa più buoni. E già da molto. Io ho passato il suo stesso quasi viaggio, anzi forse pure peggio. E invece mi hanno sollevato e mi hanno ridato la vita
il medico, perché il rapporto umano col medico è qualcosa di a me la vita l'ha data prima di tutto, vabbè, la fede. Siamo delle persone di cui il medico ha interesse, ha gioia di poterlo guarire, perché non siamo noi che vogliamo guarire, ma è anche una soddisfazione da parte del medico. E io pubblicamente voglio ringraziare il dottor Nicolò, è bravissimo il dottor Nicolò, che tante volte mi ha tranquillizzata. Dottore Nicolò è una grande risorsa. Io Patrizia ti voglio chiedere questo, non so se è una domanda un po' troppo personale, ma tu sei vedova, sì, no? Sì. Tra la perdita di un marito, sì, e una malattia, mi potresti definire, ho fatto una domanda terribile, però mi piacerebbe sapere, tra queste due cose, il piatto di questa bilancia, che cosa magari ti ha dato una cosa, che cosa ti ha cacciato, viceversa, non lo so neanche io, però mi piacerebbe sentire, visto che è stato un momento di condivisione che dicevate, credo che sia stato devastante entrambi. Però. Allora, la perdita di mio marito, che io avevo solo 27 anni e una bambina di 4, ancora oggi mi ha messo KO e continuo, perché io tante volte io lo penso, tante volte... E sono tante cose, insomma, anche lui è sempre presente nella mia vita. E il tumore invece, paradossalmente, è stata una cosa che mi ha toccata, ma è andato via. Io non ce l'ho più addosso, ho fatto questa chemio, se dovesse ritornare, però il pensiero della persona che è stata accanto a me, che io amavo e che mi ha lasciata, e che io ho dovuto crescere una figlia da sola, è peggio di un cancro. Perché ho dato a mia figlia tutto, adesso mia figlia oggi è sposata e è 15 anni, quanto è stato difficile, è stato difficilissimo. Non so il regresso, però no, mi sono permesso effettivamente, perché volevo capire la dinamica psicologica. No, difficilissimo. Non sempre la malattia, ma i brutti incontri. Quindi meglio piangere un marito buono morto che un marito cattivo vivo. Sei stata, guarda, hai detto una frase da manuale, una frase da manuale questa. Scusate, Patrizia, conclusione, che orario di rientro, siamo nei tempi, come lo per tornare a casa stasera. Allora, il messaggio io ho il mio messaggio è sulle copertine del mio libro. La copertina del mio libro, ecco, è una donna e questo sole che sta tramontando, come io lo vedevo nella mia vita, il sole che stava tramontando, però che questa donna riesce, questa immagine l'ho fatta io comunque, mia nipote. Questo sole che sta tramontando e tiene, nonostante sta tramontando, si tiene sempre nelle mani. E quindi tenere sempre il sole nelle mani, perché la vita è meravigliosa, bellissima e vale la pena di essere vissuta. E poi un'altra cosa, fare prevenzione, perché il tumore ci può veramente fregare, solo facendo la vita. Poi mi devi permettere, sì, sì. Come lo sai che io quando faccio le presentazioni del libro sempre un piccolo pensiero, come l'ho fatta la prima volta, ti ricordi la presentazione? Sì, sì. Io stamattina sono andata a seminare dal caro mio amico Vincenzo Ferraro. Ah, sì, e gli entro, no, lo chiamo perché è stata domenica, e gli faccio io, non dico la farfalla perché è sempre la farfalla, io per me è il segno della rinascita e la farfalla, però stamattina ho detto la farfalla già l'ho regalata a Pepe, sono entrata e gli ho detto dammi un sole, quindi però c'era il sole con la luna, grazie. E per te, perché sei stato così caro ad invitarmi a casa tua, e quindi è un regalo per te questo. Grazie, io sono per te. Questo la appenderemo nei nostri nuovi ricordi dell'associazione. Grazie Patrizia, torniamo col sole dentro a casa. Buonanotte a tutti. Grazie al dottore Antonio Nicolò, grazie all'avvocato Iorianni, grazie a Patrizia.
amici che tutti vuole ridono un po'. Sì, che vuole il disco io stasera, ho portato delle copie, chi è interessato lo può dire a lei. E poi volevo ringraziare pure io il dottore Nicolò, e volevo ringraziare Rocco Iuliani, carissimo amico mio, e volevo dare un bacio a Samuela. Samuela, in conclusione, è stata quella quale che ci ha dato la morale stasera, che bisogna continuare a fare quello per cui siamo portati a fare in questa vita. Buonanotte a tutti e grazie. Gli appuntamenti domenicali alla Sala d'Arte delle Muse, stasera La vita oltre, un inno alla vita, perché in effetti parliamo di un testo di Patrizia Pipino dal titolo La vita oltre il cancro, un testo che vede coinvolte tante personalità e tanti intellettuali della città di Reggio Calabria, coinvolto sia da un punto di vista medico ma anche da un punto di vista contenutistico e intellettuale, l'anatomopatologo il dottore Nino Nicolò. Oggi La vita oltre vuol dire? Vuol dire che bisogna essere propositivi e bisogna andare avanti, e questo in una realtà anche nostra, locale, dove delle piccole nicchie come quelle delle Muse danno questa speranza per andare avanti. Oggi i mali del nostro tempo sono tanti, a parte la prevenzione, che è una parola che tutti diciamo e forse abusiamo pure, come se fosse una cosa magari da dire e non da fare. E come dobbiamo reagire di fronte agli attacchi continui dei mali del nostro tempo? Beh, indubbiamente la prevenzione è l'arma migliore e in effetti bisogna portare avanti questo tipo di politica sanitaria nella prevenzione, anche se si fa poco, perché oggi si guarisce di tumore, ecco, bisogna dare questo messaggio che di tumore si guarisce, se fatta una diagnosi precoce per tempo, con le adeguate terapie, con i nuovi interventi che si fanno, ormai si risolvono grande parte dei problemi e quindi ben vengano queste cose. E anche la parola all'autrice Patrizia Pipino, che ha consegnato alla stampa questo diario, perché in effetti tutto nasce per caso. Patrizia Pipino, La vita oltre. Sì, la vita oltre il cancro per me è il mio primo libro. Io non sono una scrittrice né mi reputo tale, però ho voluto portare avanti e sto portando avanti, facendo delle presentazioni, questa mia testimonianza, che è una testimonianza di vita, una testimonianza di speranza per tutte quelle persone che sono state che hanno avuto un problema come il mio, l'arrivo di un cancro nella propria vita. Di cancro ad oggi possiamo dire che ci sono le cure, non si muore più come una volta e bisogna avere la forza di andare avanti e di portare avanti la vita sempre, come ho detto stasera, abbiamo parlato tantissimo, col sorriso. Quindi questa è la mia testimonianza, una testimonianza di vita per la vita che i giorni che devono avvenire.